nonostante magari qualche bella giocata, ma in particolare una tua alla fine che poteva far sì che poi approcciasse 2-2, è una brutta sconfitta. Sì, insomma, diciamo che il 3-1 secondo me non ci sta, però vabbè, ci può stare perché perdere una partita, insomma, tutto è lecito, quindi guardiamo alla prossima cercando di far meglio e cercando di lavorare sempre di più. Il Portanova si ferma a parlare con noi. Se volete sì, grazie. Intanto un'ultima battuta con Siligardi, sei entrato e comunque hai creato subito del movimento, cioè un ingresso positivo il tuo. Beh, ho cercato insomma di dare una mano alla squadra per cercare, esatto, col fatto che eravamo comunque sull'1-0, insomma, di salire per dare una mano. Abbiamo preso il secondo e ho cercato di fare il possibile per comunque pareggiare o comunque portare a casa qualche punto. È andata male, guarderemo la prossima volta. Grazie. Ne ho visto uno, questo è il primo. Sì, io anche vedo che sul 2-1 cerca di andare a fare il 2-2. Forza di Francia, qua, due occasioni loro, due gol, due occasioni nostre, due. Vedo anche che il primo tiro in porta pericoloso hanno fatto subito il gol, 70esimo. Ho fatto un'ottima partita, però bisogna stare su, bisogna tirarsi su e realizzare gli errori. È andata a lavorare, è stato lui. Il problema di concentrazione secondo me oggi, anche caldo. Concentrazione capita, sai, noi in due anni a Bologna non eravamo molto abituati a giocare a palla, però per giocare a calcio bisogna giocare a palla, forse sarà anche quello. Abbiamo fatto un disimpegno sbagliato nella nostra uscita, purtroppo ci hanno segnato. Però nonostante tutto io il mio reparto sono contentissimo perché ho lavorato veramente bene, ho fatto un'ottima partita secondo me, a parte che poi il calcio è questo, prendi gol e ti sbilanci un po', lasci un po' di spazio, 3-1, anche se 3-1 può aumentare la parte. Ecco, l'episodio del calcio di rigore? Secondo me è assurdo questo rigore, diciamo che lui che viene addosso a me, prese punti di rigore, ma quello che dà più fastidio è quando non ti danno una spiegazione del rigore. Una volta ci ha spinto, una volta dice che gli ha fatto male in faccia, ha detto lui che ha sbattuto addosso a me. Però dispiace perché forse non avremmo pareggiato la partita. Però così ti levano anche speranze per gli ultimi due minuti. Poi la comandata partita tra 1 e 2-1 è diversa. Sembra una vittoria nettamente, cioè che la Lazio ha schiacciato il Bologna, cosa che non ho visto. Forse la Lazio ha avuto più possesso di palla sicuro, però tiri in porta pericolosi di terza parte di Viviano non l'ho visto. Questo un po' dispiace, però sinceramente non dobbiamo guardare avanti, no? 2-1, 3-1 cambia comunque la partita, se i tre punti non ce l'avevamo in tasca. Dobbiamo cercare di trovare la prossima partita, anche se tutte partite difficili quest'anno. Senti, Porcelli ha detto che dovete scrollarvi di dosso la mentalità da squadra che lotta per non retrocedere. Tu avverti questo, cioè vi sentite più piccoli di quanto in realtà non siate? No, forse il presidente ha detto una cosa saggia. Io personalmente non la sento, io vado in campo e penso solo a vincere la partita, a lottare 90 minuti. Detto, non lo so, però io la sensazione settimanale che non è così, lavoriamo per centrare altri obiettivi, poi giustamente si parla di salvezza perché comunque forse la squadra, l'organico è migliorato rispetto ad altre formazioni. Il fatto che sei tifoso della Lazio ti dispiace? Batte, no, abbiamo bene. Grazie. Ascolta, sa che va. Sarà una settimana molto difficile e impegnativa per il Bologna, perché si torna a giocare a Roma con una Roma che ha preso 5 gol, quindi bisogna stare subito lì concentrati perché anche loro non faranno sconti. Capito, noi dobbiamo, forse quello che diceva il presidente è questo, andiamo a Roma, loro non fanno sconti, a Roma è forte, il Bologna ha preso 3 gol, a Roma 5, cioè sarà una partita sicuramente da battaglia, consapevoli che c'è una squadra che ha delle qualità. Il collettivo, la forza del gruppo deve abbattere le qualità della Roma. Una cosa, nel secondo tempo c'è cioè, un salto, non abbattere, costretto poi a circominare.
passando, tornando verso il centrocampo, hai ricevuto l'applauso del Nord e parte della Deve, ti ha fatto piacere a livello personale? A livello personale sì, tutti sanno che sono tifoso della Lazio, quindi fa solo che piacere. No, finisce là. Grazie. Ricostruire cosa è successo in occasione del calcio di rigore. Il calcio di rigore è un po' inventato, secondo me. Cioè, lui ha già scaricato palla fuori area, ha perso il tempo, era scordinato. C'è stato uno scontro in area, ma cioè, scontri che sono rigori che danno 15 a partita. Così. No, quello che mi ha dato fastidio è Giannoccaro che non ha voluto dare una spiegazione, manco lui sapeva quello che ha fatto. Ha visto lui per terra, c'è stato il contatto. Lui si è fatto male addirittura con la faccia sulla spalla mia, che neanche come vedevo. Cioè è stato un contrasto normale, no, rigore, arriva a rigore no. Quello dispiace è che finalmente avremmo perso la partita, ma così ci hanno proprio dice, 3-1, finita la partita. Almeno la speranza degli ultimi due minuti, anche se la si vinceva, però almeno quello. Così a dare un rigore inesistente, un po' da fastidio. Troppo pesante per il Bologna, forse era giusto il pari. Noi abbiamo fatto una buona gara, anzi paradossalmente nel momento migliore nostro nel secondo tempo abbiamo preso gol, a livello psicologico non è stata facile, però devo dire che la gara era stata impostata bene, abbiamo difeso bene il primo tempo e senza subire grandi occasioni, anche all'inizio del secondo tempo tranne un po' un propede, anzi sembrava a noi che stavamo prendendo più campo, creando qualcosa in più e poi dopo prendi un gol del genere. Ti cambia completamente la partita, fa fatica, in questo momento questa squadra non si può chiedere più di tanto perché sono due settimane che ci allenavamo l'allenatore nuovo, comunque ci sono dei meccanismi che ancora vanno migliorati, però devo dire che l'approccio, lo stare in campo, l'aiutarsi nel crescere, per me sono state cose positive. Il presidente ha detto che ha fatto tutto il Bologna, ovvero ha commesso due errori difensivi, magari questo li ha penalizzati, cioè vi ha penalizzato ma proprio. È vero, aveva preso due palle in uscita e loro sono stati bravi, il secondo gol sono stati bravissimi, il primo gli abbiamo regalato in fase di palleggio, abbiamo regalato questa palla, l'hanno recuperata e in quelle occasioni con giocatori così bravi è difficile che ti lasciano, che sbagliano. Senti, nel primo tempo avete pensato più alla fase difensiva, vi siete presi bene ed eri un po' isolato davanti, poi quando nel secondo tempo avete cercato di prendere campo paradossalmente avete rischiato di più. Ma abbiamo rischiato sempre su situazioni nostre comunque, in fase di palleggio nostro, comunque questa è una cosa che il mister ci chiede e che ci dobbiamo abituare, adesso giochiamo molto più la palla anche da dietro e dunque sono errori che in questo momento del nostro anno, del nostro cambiamento ci possono stare e sicuramente se vogliamo giocare più la palla e fare più gioco sono errori che succedono, purtroppo l'abbiamo commesso contro una squadra che sotto quel punto di vista è molto brava, non ci hanno perdonato, però fino a quel momento loro non mi sembra di ricordarsi grandi parate di Viviano, con grandi occasioni da parte loro giocando in casa. L'impressione è che la prima parte della partita perché l'impressione che stanno chiedendo a Zaghi che nella prima parte di partita doveste soprattutto contenere per poi magari venire fuori nel secondo tempo cercando di fare più la partita. In questo momento è difficile, vi dimenticate che noi sono due settimane che stiamo solo con Malesani, comunque non si può imparare tutto in due settimane tutto quello che vuole un allenatore nuovo. Se posso capire se eravamo rimasti con Colomba che sono un anno che eravamo con lui e non assimilate i suoi concetti sarebbe stato grave, ma dopo appena due settimane fare bene la fase difensiva, come dici te, non rischiando mai contro una squadra con giocatori forti come questi, già è un passo importante per noi, dunque potremmo sfruttare alcune situazioni in contropiede in maniera migliore, non siamo stati bravi da questo punto di vista. Costruire il gioco, 10 squadre che sono anni che giocano insieme e che sono anni che fanno l'allenatore, a noi in questo momento ci può stare che non costruiamo bene, noi abbiamo delle difficoltà, però alla fine una grandissima palla gol al 90esimo l'abbiamo creato con Paponi, che era una situazione, una fase di gioco costruita, abbiamo creato una grande palla gol, l'abbiamo fatto proprio niente non è che non è stato fatto. Io penso che ci sono le basi buone, io la vedo in maniera positiva, ci sono basi buone per poter far bene, portando che la prima partita, portando tutte le situazioni che ci sono state da qui a due settimane, non è che
bisogna lavorare, non è vero quello che abbiamo fatto, non abbiamo fatto comunque anche se avessimo pareggiato.